Professor Dugin, quali sono le prospettive di integrazione regionale centroasiatica dell'Eurasec? Credo che per la Russia attualmente nella creazione, nelle prospettive della creazione dell'Unione Eurasiatica ci sono due orientazioni più importanti, una orientazione occidentale e integrazione con Ucraina e Belarus, con due paesi russi slavi, e anche altra orientazione, cioè orientazione verso integrazione dell'Asia centrale. E questo è molto importante perché Asia centrale è lo spazio strategicamente importantissimo per la possibilità stessa di creare potenza geopolitica vera e indipendente. Si tratta di aspetti diversi, primariamente delle risorse naturali, perché se sarebbe possibile di giungere le risorse naturali della Russia con le risorse naturali di Kazakistan, otteniamo un holding molto importante, molto, molto sostanzioso che può fare dello spazio eurasiatico il giocatore economico di alto livello. Nello stesso tempo è importante di controllare lo spazio strategicamente per assicurare la presenza militare del blocco eurasiatico e non lasciare gli americani o rappresentanti di NATO penetrare nel questo contesto. Terza posizione importante è non lasciare i cinesi entrare nell'Asia centrale, perché la Russia forte significa per i cinesi che l'Asia centrale sarà sotto controllo della Russia e i russi saranno responsabili per equilibrio demografico anche. Altro punto molto importante è la presenza di Iran, perché Asia centrale è l'affare della Russia e dell'Iran. Credo che bisogna creare un piano comune tra la Russia e l'Iran, per riorganizzare equilibrio nell'Asia centrale insieme, perché strategicamente gli interessi degli iraniani, gli interessi dei russi coincidono, convergono totalmente. È strano, ma convergono in tutti aspetti, in tutti i punti. Per esempio, quando la gente parla dell'islamismo, fondamentalismo, sciismo iraniano, non è possibile di influenzare per sciismo iraniano i musulmani russi, i musulmani dell'Asia centrale, perché sono sudditi, non suscettibili di accettare sciismo, e questo non è pericolo, non esiste pericolo islamico o pericolo dell'islamizzazione dalla parte dell'Iran. Più che questo, Iran e Russia
insieme possono calmare la situazione contro l'islamo radicale salafito wahhabito pro-americano. Come professore Mutti ha detto, ha chiamato questo subimperialismo salafita, subimperialismo, la parola molto, molto chiara, mi sembra, subimperialismo, non è direttamente imperialismo americano, ma è subimperialismo, imperialismo che aiuta gli americani di realizzare i loro interessi, i loro scopi. E tutto questo rappresenta la forma della lotta per l'Asia centrale nel contesto eurasiatico. Credo che la Cina non sta considerata in questo contesto come il potere aggressivo o nemico, ma le regole del gioco devono essere definite strettamente con i cinesi perché sua capacità economica e demografica rappresenta la sfida all'Asia centrale. Credo che il problema dell'Afghanistan è molto centrale perché dobbiamo immaginare il piano per Afghanistan dopo l'uscita delle truppe statunitensi. Anche il problema interessante con Pakistan che più e più cerca nuovi contatti con la Russia e anche con l'Iran, perché ci sono le sfide interiore del wahhabismo, del salafismo radicale e anche l'alleanza tra India e Stati Uniti e Israele strategicamente, e Pakistan sta nella situazione dove deve scegliere altri poteri partner. Altri poteri seri regionali. Credo che tutto questo è una possibilità di creare progetto che necessita la creazione del progetto eurasiatico per l'Asia centrale con asse Mosca-Teherano. E intorno di questo asso deve svolgere altri progetti di integrazione dell'equilibrio del potere regionale, le relazioni antagonisti tra Uzbekistan e Tagikistan, i problemi tra Kazakistan e Kirghizistan, la situazione post-americana nell'Afghanistan, un caso isolato, Turkmenistan, che non entra né nel contesto iraniano, né nel contesto russo, e può divenire il strumento della politica americana. E il fattore cinese, tutto questo, anche parte islamici della Cina, certo. Xinjiang, tutto questo forma la regione particolare dove gli interessi russi, iraniani convergono, ma anche esiste un campo islamico sunnito particolare
con sue contraddizioni interiori e con la possibilità, anche con le influenze americane e salafiti, egemonie e superegemonie, imperialismo e superimperialismo. Tutto questo forma un contesto, una mappa molto importante per lo futuro eurasiatico del continente intero, e credo che bisogna occuparsi di questa regione dove ci sono i poteri, grandi poteri eurasiatici, Russia, Iran, anche Kazakistan, sono tre giocatori eurasisti, e altri sono rappresentati per i forze ambigue, cioè i poteri ambigue che possono essere nazionalisti, opportunisti, strumentalizzati dai poteri strani, e tutto questo forma la necessità di continuazione del grande gioco, perché gli americani, le forze, i poteri anglosassoni anche comprendono la significazione dell'Asia centrale e il pericolo per il mondialismo, per egemonia americana, per unipolarismo, che sta nel possibile controllo eurasiatico su Asia centrale. Se possiamo noi eurasisti realizzare questo controllo, questo significherà per gli americani la perdita della concorrenza per il dominio globale. Questo è il grande gioco continuo, la grande guerra dei continenti, il grande gioco geopolitico nell'Asia centrale continuo come sempre o come ultimi secoli. E credo che questa è la chiave per comprendere lo che si passa nel questa regione, nel contesto globale. Questa guerra tra talassocrazia e telluracrazia, Eurasia e Atlantica, il mondo americano occidentale e il mondo terrestre, il mondo continentale. Ma tutto questo si sviluppa nel contesto concreto con interessi e equilibrio delle forze diverse, locali, regionali. Un quadro variegato in questo senso. Frammentato anche, e bisogna rendere conto dei fattori tutti diversi di soggettivi nazionalisti, anche attori diversi. Questo Asia centrale deve essere studiato nei livelli diversi. Geopoliticamente ci sono i livelli diversi, differenti, e analisi concrete necessita la differenziazione molto delicata di tutti questi fattori, livelli. Soltanto con questa delicatezza è possibile di comprendere la dialettica dei livelli corrispondenti, e senza questo la tavola pittura, la tavolozza sarà falsa.
Il quadro generale sarà falso e incorretto. E, in breve, quale pensa secondo lei quale dovrebbe essere il ruolo della Cina nell'integrazione continentale e se ci sono ambienti militari o politici che in Cina supportano questo tipo di politica? The decision making nella Cina è il soggetto molto oscuro, non è possibile chi decide, come decide, quali sono le ragioni e le modi di analisi delle decisioni cinesi. È certo che i cinesi possiedono una forma di razionalità particolare. C'è una logica nelle decisioni della Cina, delle strategie della Cina, ma non è facile di capire questa logica. Credo che nel contesto dell'integrazione del continente eurasiatico, la Cina può giocare il ruolo positivo o negativo. Positivo, che significa positivo? Orientarsi al sud, verso il sud. Questo è importante per la Cina stessa, questo è logico perché nell'Oceano Pacifico gli americani, i basi militari americani, atlantismo, occidentalismo, possiede la base strategica e conflitto eventuale tra questa espansione verso il sud della Cina, il conflitto con l'Occidente, starà nella logica terrestre e tellurocratica. In questo eurasiatisti, la Russia, l'Iran devono appoggiare Cina e questa espansione verso sud e appropriazione dei Taiwan, per esempio, sono gli aspetti positivi, certo. Positivi e eurasisti, tellurocratiche. Anche altro aspetto, Cina insiste sulla multipolarità, esatto. E vuole essere un polo particolare nella costruzione multipolare. Questo è contestazione diretta delle unipolarità e egemonia e imperialismo americano. Nel questo senso anche Cina è amico, deve essere considerata come amica della Russia e di tutti gli eurasiatisti, come il potere, come il paese, anche come la civiltà particolare, importante per il mondo multipolare, e in questo senso anche la Cina è vista positivamente. Anche la Cina sta implicata nel mercato liberale globale americano e europeo e questo è un punto debole della Cina. Anche se non sbaglio, i colonnelli cinesi sottolineavano che è una forma di guerra geoeconomica. Forse sì, è la guerra geoeconomica dei cinesi contro occidentale, bene, ma questo significa anche dipendenza della Cina dalle procedure economiche liberali mercantili e queste regole nel mercato globale sono fatte dagli americani e da anglosassoni. E cambiando certe regole, gli americani e anglosassoni possono anche fare la pressione sull'economia cinese. I cinesi vogliono fare una cosa, sviluppare il mercato interiore
nella maniera sufficiente per il sviluppo autonomo, senza relazioni economiche intense con altri paesi. Ecco, questo è lo scopo dei cinesi. Autarchia, mercato sufficiente interiore, ma questo scopo non è ancora realizzato. E questo è il punto debole, e la dipendenza della Cina in certa situazione, questo fattore potrà essere anche utilizzato dai atlantisti. La Cina non potrà stare libera totalmente, come sarebbe necessario nel caso critico. Altro pericolo dalla Cina: demografia. Siberia è vuota, totalmente vuota, e la Cina è, piena. Demograficamente questo è pericolo. Anche la crescita dell'economia cinese e degradazione dell'economia russa, caduta dell'economia russa, tutto fa una situazione situazione instabile, e crea questo non è equilibrato, e questo è pericolo. E anche credo che i cinesi, per le ragioni nazionaliste o con appoggio gli anglosassoni, americani, teoricamente possono pretendere occupare Siberia orientale per le ragioni, e questo è possibile se la Cina crescerà decadenza demografica, economica, politica o strategica della Russia calerà e sarà critica con Putin. È poco probabile, ma con Medvedev la decadenza rapida è più o meno molto, molto realistica. In merito al progetto Grossraum, lei quali pensa dovrebbero essere le relazioni tra il Rimland europeo e fattispecie l'Italia rispetto alla Russia come polo dell'Heartland? Progetto Grossraum è molto positivo e promettente, credo, perché bisogna sviluppare il dialogo strategico tra Europa e la Russia, ma ci sono i problemi che Europa di oggi non è europea. Europa dipende dagli Stati Uniti, fa parte dell'Occidente e colonizzata. Europa anche è sub-egemonia, la forza sub-imperialista degli Stati Uniti, e non è libera, non rappresenta il potere geostrategico indipendente con suoi interessi, non è forte. Europa debole, controllata, non continentale, Europa marittima, anche sclerozzata nei suoi pretese ideali sui diritti dell'uomo, multiculturalismo, immigrazione, che distrugge l'identità delle società e della cultura europea. E questo
fa il problema, chi è il soggetto nell'Europa, nell'Europa attuale per ripresentare sua identità continentale che prima era rappresentata nella Francia, Alemania e più o meno nell'Italia di Berlusconi con Spagna in epoca di Schröder e Chirac, quando con Vladimir Putin a Parigi, Berlino, Mosca era un progetto dell'integrazione strategico europeo. Gross Raum, creazione di due Gross Raum, euroasiatico e europeo. Credo. Di cui il terzo polo potrebbe essere la Cina se si è orientata agli interessi continentali. Va bene, ma terzo Gross Raum, cinese, euroasiatico e europeo. Questo è teoricamente tutto giusto ancora oggi, perché esiste come mio amico Jean Porvulescu diceva, marcia dogmatica delle cose, la marcia dogmatica delle cose che non corrisponde sempre con la marcia realista degli eventi, ma che predefinisce come il destino geopolitico gli eventi concreti, che è hidden agenda, agenda segreta delle forze della storia, delle forze profonde della storia, la marcia dogmatica delle cose, credo che espressione molto profondo e molto importante, e credo che nel progetto Gross Raum, credo che dove deve svilupparsi primariamente per definire il soggetto europeo, che è Europa continentale con il soggetto storico, che è la civiltà continentale europea, chi sono i valori veri europei e chi sono i rappresentanti sia simbolici, rappresentanti simbolici di questa Europa. Per questo penso che bisogna organizzare Comitato Europa, Europa europea, Europa continentale, con presenza, presentazione di tutti i popoli europei. Uno degli obiettivi, più che obiettivi, una delle teorizzazioni politiche di Millennium, appunto, Europa comunità contro comunità europea. Esattamente, Europa come soggetto, comunità e come unità. Come unità. E questo è come impero, come, è ovvio che non è possibile fare questo nel livello del Parlamento europeo, che ho parlato recentemente come ambasciatore della comunità europea a Mosca, durante 3 o 4 ore. Come si chiama questo? Venizelos o Venezuela, spagnolo, ambasciatore ufficiale, e mi ha detto che Europa deve essere debole, e per Russia Europa debole è meglio che Europa forte, che presenta certi pericoli. Ho risposto che no, è vero che Europa forte rappresenta per la Russia certi pericoli, ma Europa debole sotto controllo degli Stati Uniti è molto peggio, e questo è importante. Bisogna avere Europa forte con tutti i pericoli inclusi, che debole che
è un'arma degli Stati Uniti e la forza contraddittoria, suicidaria e sub-egemonica, sub-imperialista. Europa deve essere libera, forte, unita e simbolicamente indipendente. Credo che bisogna fare un comitato europeo che può essere il soggetto simbolico con cui è possibile ai razzisti, ai russi entrare in contatto per definire teoricamente, sia teoricamente, le regole e il contesto del dialogo tra due grandi spazi. Da questo punto di vista, Millennium ha coordinamenti europei, specialmente in Francia e compagni in Romania, che servono, e non solo, che servono anche per fondare un paradigma europeo per la transizione al multipolarismo. Molto bene, molta iniziativa, perfetta. Credo che in Francia, Spagna, Portogallo ci sono la gente in Inghilterra, nella Serbia, nella Romania, nella Bulgaria, nella Polonia. In tal senso abbiamo anche stretto rapporti con un partito serbo. Molto, molto bene, credo che... E credo che questo progetto è molto positivo e anche ho parlato con questo, su questo con il professore Muti e possiamo anche aiutare con i reti che razzisti europei, perché per noi i razzisti europei sono europeisti. Non bisogna amare i russi, non bisogna stare a favore della Russia, bastante stare a favore dell'Europa. Il razzismo europeo è europeismo. Sovranità politica e culturale. Sovranità politica e culturale e continentalismo. Perché eurasiatismo è continentalismo per i russi, per i popoli eurasiatici. Continentalismo europeo è lo stesso che eurasiatismo, ma non nel settore europeo. Nel settore europeo. Cioè. E, quando stava nel Giappone, i giapponesi mi hanno domandato perché lei vuole liberare il Giappone dalla presenza americana per instaurare suo proprio controllo russo. E ho risposto: assolutamente no, perché vogliamo Giappone giapponese e non russa e non americana. Vogliamo Europa europea, non russa ma non americana. E questo è molto importante. Basando su questa idea è possibile instaurare i rapporti tra due grossi raumi sinceramente e totalmente apertamente, perché abbiamo il senso del mondo multipolare. Il senso del mondo multipolare, abbiamo chiaramente i scopi definiti e Europa forte significa mondo multipolare forte. Uh-huh. E Russia forte significa il mondo multipolare forte. Uh-huh. E Russia debole, Europa debole, la Russia europeizzata o Europa russificata, tutto questo è negativo. Ma finalmente insieme saremo americanizzati. Questo Russia deve essere russa, Europa europea, Eurasia per eurasisti, Europa per europei, America per americani, mondo islamico per i musulmani,
Africa per africani, India per indiani, Cina per cinese, e tutto questo sinceramente, senza nessuno imperialismo e egemonia. La teoria della non ingerenza. Non ingerenza e multipolarismo. Grazie per l'intervista, a presto.